Sono trascorsi 7 anni da quel 6 aprile 2009, quando il forte sisma ha prodotto morte e distruzione, 309 vittime, migliaia di feriti, distruzione del centro storico e di interi quartieri della città capoluogo della regione Abruzzo e di 57 paesi della provincia, il cratere, con migliaia di sfollati. Simbolo e memoria di quel sisma furono i tanti giovani morti che erano ospitati nella casa dello studente, dove una parte della palazzina crollò sbriciolandosi. 55 ragazzi, di cui 50 universitari cosiddette fuori sede, molti dei quali si trovavano quella notte all'Aquila perché nei giorni seguenti avevano lezioni ed esami. Purtroppo però di quell'evento si ricordano anche i pensieri e i ragionamenti di sciacalli che a distanza di poche ore già pensavano agli affari della ricostruzione, cosa che ha fatto aggiungere rabbia al forte dolore. Anche quest'anno, come i precedenti anniversari del terremoto, si è svolta con rinnovata commozione la fiaccolata commemorativa che si ripete da 6 anni e che è culminata in Piazza Duomo per la lettura dei nomi delle 309 vittime. Quello dell'Aquila è uno dei tanti eventi di calamità naturale che nel corso della storia, anche la più recente, hanno colpito il nostro paese. Purtroppo però anche in questo post-terremoto si sono manifestate opacità, mala gestione delle risorse. Voglio ricordare che sono già stati spesi 11 miliardi e altri 7 se ne aggiungeranno. Irregolarità, illegalità, lentezza nella ricostruzione, problemi soprattutto nell'edilizia scolastica. Per i cittadini dell'Aquila e dei paesi del cratere, soprattutto per i parenti delle vittime che si sono costituiti in associazione, è doverosa la trasparenza, è doveroso creare le condizioni per garantire giustizia. In questo senso il Parlamento ha una grande responsabilità e al di là di questa commemorazione che rischia di essere di facciata e fine a se stessa, prosegue il Parlamento l'iter per la costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione, per portare alla luce le patologie e gli obiettivi commessi sia nell'emergenza sia durante la ricostruzione.